Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo videoguida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò che cosa fare con la reliquia. Se il video vi sarà d'aiuto e l'avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. La reliquia la otterrete facendo nascondiglio pirata, la bruta. In sintesi dovrete avanzare sconfiggendo l'equipaggio pirata, fino ad arrivare a Valuag, la bruta. Una volta che l'avrete sconfitta, dietro di lei ci sarà il bottino da recuperare, nonché la reliquia. Per strani motivi la reliquia non la ritroverete nell'inventario, ma fidatevi che l'avrete con voi, quindi non preoccupatevi. Ora quello che dovrete fare è andare a Helm e una volta atterrati, davanti a voi, alla vostra sinistra, avrete la mappa stellare e a destra il tavolo dove posizionare la reliquia. Guardiana, il manufatto che hai recuperato dal nascondiglio della signora dei pirati ha un potenziale di ricerca incredibile. Lascerò qui i dati delle mie ricerche. Passa dopo aver recuperato un nuovo reliquiario per sapere cosa ho scoperto. L'analisi spettrale indica tracce di energie dell'oscurità che si irradiano dall'interno del ricettacolo. Tuttavia il reliquiario è formato da una sostanza super densa, come fosse una barriera di piombo attorno all'uranio. Questo mi porta a dedurre che la stessa reliquia sia molto potente e potenzialmente dannosa se maneggiata direttamente. Una volta posizionata, otterrete lo sbloccamento di una sfida stagionale chiamata Antiquario 1. Ovviamente questa sfida si sbloccherà se avrete anche sconfitto i combattenti. Una volta riscattata la sfida, otterrete un altro punto fama per poter sbloccare un potenziamento sulla mappa stellare. Detto questo, spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!